di essere qui a questo appuntamento, questa tavola rotonda dal titolo Il futuro del lavoro, innovazione e ricerca dei talenti, organizzata dal master dell'ambito delle attività del master persone e personale in collaborazione con TriVarius Italia Telalto. Io sono Piercamillo Falasca, farò da moderatore, sono direttore di una rivista che si chiama Strade, che seguirà nelle settimane successive un po' gli sviluppi di questa iniziativa. Chiederei, ed è un piacere, alla professoressa Donata Vianelli di introdurre i lavori di oggi. La professoressa Vianelli è docente di economia e gestione delle imprese ed è delegata del rettore per le attività di job placement all'Università di Trieste. Ecco, le chiederei di introdurre i lavori per poi iniziare questa interessante, lo dico per me e lo spero anche per voi, tavola rotonda che verrà coinvolti Simon Dolan, il dottor Cristian Acosta Flamma, che è in attesa di raggiungerci, il professor Francesco Venier, che presenterò meglio nel corso dell'appuntamento. La presenterò soprattutto gli ospiti che conoscono meno. Quindi chiedo alla professoressa Vianelli di introdurre i lavori con calcio di inizio. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti del magnifico rettore dell'Università di Trieste. Come è stato appunto detto nell'introduzione, mi occupo di orientamento in entrata e in uscita legato appunto al job placement, e quindi in quest'ambito sono stata vicina a quello che è stato anche lo sviluppo di questo master persone personale coordinato dalla professoressa Cervai. La nostra università è molto impegnata su aspetti di job placement, di orientamento al lavoro. Non a caso questo master nasce proprio all'interno del progetto People, che è il progetto che è stato realizzato dalla Regione nell'ambito del Fondo Garanzia Giovani. Questo ci ha dato l'opportunità di implementare tutta una serie di politiche per i giovani che nella nostra Regione, devo dire, ha funzionato molto bene, perché siamo in un territorio dove gli enti regionali fanno molto rete con le università, l'Università di Udine e l'Università di Trieste. In generale la nostra università sta investendo molto proprio in quello che è un orientamento al lavoro dei nostri studenti. Sta investendo perché lavora non solamente sui rapporti con le aziende, non solamente su attività di tirocinio, ma proprio per prepararli a quelle che sono le professioni del futuro, che è un po' il tema di questo incontro. Quando parliamo di professioni del futuro non trascuriamo il tema anche dell'imprenditorialità, perché molto spesso, anche quando la nostra università si pone il problema dell'offerta formativa che deve essere in linea con le esigenze del mercato del lavoro, sappiamo bene che noi oggi accogliamo studenti che prepariamo per un domani, che però è un domani di lungo periodo, di 3, di 5 anni, dove in un contesto di continui cambiamenti chiaramente c'è una continua evoluzione. E quindi per noi è molto importante avere questi incontri, apprendere dalle aziende, apprendere da questi ospiti che ringrazio perché rappresentano anche persone che riescono a dare una chiave di lettura a che cosa sta succedendo adesso e che cosa succederà nel futuro. Certamente da questa tavola rotonda non ci aspettiamo soluzioni, ma spunti di riflessione che in qualche modo porteranno tutti noi a ragionare su quello che potrà essere il futuro, soprattutto dei nostri studenti. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Molte grazie. Come sta cambiando il mondo del lavoro? Una domanda molto generale, ma insomma per entrare nello specifico poi. In questo cambiamento quali sono i talenti che vincono? Quali sono le professionalità necessarie? Le professionalità, dico, più che le professioni. Qual è il ruolo e quali sono le tensioni che si creano nel mondo del lavoro per il ruolo che c'è, che oggi ha la digitalizzazione, l'automazione, la tecnologia rispetto al lavoro umano? E qual è il ruolo dell'università, delle università in questa trasformazione, nella capacità di creare innovazione, di creare trasformazione, o di permettere agli studenti innanzitutto,
al mondo delle imprese e con l'università si interfaccia, di intercettare la trasformazione e di farla propria. Vorrei iniziare questa discussione con il professor Dolan, che ringraziamo della presenza. Il professor Dolan è docente ordinario in psicologia del lavoro e delle organizzazioni alla ESADE di Barcellona e titolare della cattedra di Future of Work, futuro del lavoro, una cattedra dal titolo già abbastanza esemplificativo e anche visionario da tanti punti di vista. Abbiamo scoperto prima, conoscendoci, che aveva studiato medicina per 3 mesi a Bologna, ma poi ha cambiato idea nella sua vita, ha deciso che non voleva essere circondato da persone malate per tutta la sua vita, si è dedicato quindi alla malattia principale che abbiamo tutti noi, la malattia della mente. Con questa battuta lo ringrazio e vi chiedo di entrare direttamente nel dibattito attraverso, se possibile, le 4 domande che ho posto sul tavolo. Grazie. So, unfortunately, I have to do the presentation in English. So, one thing before I tell you, probably it's going to be the last time that the University of Trieste is inviting me, because I'm going to be very provocative. A lot of people want to know about what the future work is going to look like. And after being in the field for the past 8 years, almost, because I write books about it as well, some of the books that became even best-selling in the field, one of them is called Beyond, I think, you know, it's in English, it's called Beyond Society and the Economy in Transformation. And the other one, we have to employ a new term of the future, because remember, the future, the job titles, names will be changed, and we will have a lot of new terms that did not even exist today. So the second book is called Cyberness, the Future Reinvented. So it's not, and it's available for the moment only in English. Nobody can tell you how the future work would look like. If anyone tells you that they know exactly, they are charlatans. Nobody has a crystal ball, we're no prophet. However, we can speculate about what will happen based on some tendencies. Tendencies in the economy and a little bit of our imagination. So, what I'm going to tell you, I will do it in a way that you're maybe not used to it, because that's another thing that is changing. I'll start with my conclusion, and then I'll try to justify why I've concluded this way. And my conclusion is the following, that neither universities, most of them, maybe the University of Trieste is the exception, but neither the academic world, universities in general, nor the companies are prepared for the future. They're not. And let me tell you another thing that is happening is that we are not living a world of change. We're living a world of transformation. It's another thing that I want you to get into your head. Because in change, if I take the book and I move it here, this is a change. But if I don't like it, I bring it back. When I'm going to tear up the book, I cannot put it back together. We live in the world of transformation. Can you believe today that you can manage daily life without your intelligent phone? Just 10 years ago, it didn't exist. 8 years ago, it didn't exist. 5 years ago, it didn't exist. What are the drivers of the transformation? Those that know some of my writing know that, like some famous painters, they say that they have different areas in their life. They have the blue area, the blue time, and the red time. You know, in all my models, I call it triaxial model.
always three. Every, all my explanation always end up with three. That's the way I try to explain everything, in three factors. So what are the three drivers of transformation of the future? No doubt, number one is everything connected to technology, to the digital world. The digital world technology is going to change everything. And I'll talk later on about paradigm changes. But digitalization, virtualization is changing everything. Number one. Number two, it's globalization. Doesn't matter that you are far away, you're close, you cannot escape the global world. And the digitalization is connected to it. So we talk about globalization. Or if you wish, glocalization. That's another term that is being used. So we need to be able to be global and local. So glocalization. And maybe the third one, that is the most difficult for everybody, to students, to professors, and to captains in the industry, and this has to do with creativity, because we need to keep on creating new things. Creativity means that if you are not constantly creative, you will disappear. And it's not easy for us. It's not easy, because you're already used to version 8.5 or something, and 9.1 is coming, and this is a never-ending story. So, companies, individuals need to learn how to de-learn and relearn constantly. How to get out of the comfort zone. So there are three drivers, and I'll talk about the implication to the world of work, to talent, some of the other questions after the translation. Quindi, alcuni punti che mi sono segnati. Né le organizzazioni, le organizzazioni in generale, né quelle accademiche, né quelle private, dice il professor Donald, sono preparate al futuro. Contemporaneamente viviamo in un mondo di trasformazione e non di cambiamento. Le due cose insieme mi fanno pensare che Donald ci sta dicendo che è difficile governare il futuro, provare a governarlo. Siamo probabilmente vittime del caos in alcune situazioni. E l'unica cosa che quindi le organizzazioni umane e gli individui possono fare è provare a produrre trasformazione per non subire quella altrui. È corretta come sintesi? It's more than correct, it's perfect. So that we need to understand what makes people want to change or to be transformed and what stops them. How do we know if the transformation is going to generate something positive for us and for the society, or maybe it's going to create something negative? The leader of North Korea is very creative, producing nuclear weapons, and it's helping his country maybe, but it could be dangerous for the world, you know? And I don't have to tell you that there are some terrorists nowadays that are very creative, because they keep on changing the way that they're creating and spreading the terror. But that's not the kind of things that we want to have. So, this is one of the reasons that I have tried to add to this world that we live in a new angle or a new perspective to understand what is the role that each one of us needs to play, from the politician to the business person to the academic professor and to the fathers and mothers of the children that will be part of the labor force of tomorrow. And this is why in the last 35 years I'm involved in the world of values. And actually, Sarah is not here, I can just inform you that the ISVO, this is an organization that I created 35 years ago, 40 years ago, many years ago. It's called the International Society for the Study of Work and Organization Values. Those are scientists from all over the world,
and they meet every 2 years and they just talk about values. So next year, we've decided, I want the student committee to come to Trieste. So it's going to be this university hosting the meeting. So this is going to be more or less in June, but I think Sarah can give you more information about it. So, but, and then I'll finish with it so that you don't get too much content. The word of values is very mystical because everyone talks about values. My vision and my experience in the field as a transformation agent, see, I talk about myself as transformation agent, is that if you don't have a concept, if you don't have a methodology of how to apply the concept, and if you don't have tools, you will not succeed. So for the last 20 years, that's what I'm doing, and this is why my partners are here, you know, in coaching my values, and what they're trying to do, trying to help people, you know, and Paola is sitting right here, you can talk to her later on. That's why we're trying to share the collective wisdom that we've developed over the years, and to help from executive to the mother or the father that wants to educate the children how to use values as a compass. Remember, we live in the world without a compass, and we need a compass. Grazie. Allora, innanzitutto salutiamo il dottor Cristian Acosta Flamma, che ci ha nel frattempo raggiunto, fondatore e CEO di Telanto. Vi lasciamo qualche minuto per acclimatarsi e entrare nel dibattito. Lascerei a questo punto la parola al professor Francesco Venier, docente di organizzazione aziendale, Università di Trieste, direttore dell'Executive MBA alla Trieste School of Management e autore di un libro che sembra avere un titolo adeguatissimo al convegno di oggi: Trasformazione digitale e capacità organizzativa. Quindi trasformazione, non cambiamento, torna questa parola. Come le organizzazioni provano a essere preparate o a produrre cambiamento, trasformazione in un mondo in cui la digitalizzazione, la tecnologia, l'automazione sta rapidamente spazzando via le certezze e le convinzioni del passato, professor Venier? Lo fanno in molti modi. Non so se è anche indicato. Non parlo forte, ma facciamo solo finta. Lo fanno sicuramente in molti modi, ma non potrei essere più d'accordo con quello detto il professor Dolan, perché quello che oggi non abbiamo più sono modelli di riferimento o certezze. Il problema che hanno le organizzazioni di oggi, quelle che hanno avuto successo perlomeno, è che si sono basate su dei modelli, dei concetti che funzionavano, hanno funzionato in anni in cui invece la regola del cambiamento, no? Tutto il paradigma del total quality management, il continuous improvement, piccoli cambiamenti continui per rimanere in contatto con l'ambiente ti permettono di rimanere in buone posizioni competitive. La trasformazione di oggi invece sta spiazzando. Vi dico solo un numero: secondo voi qual è la più grande azienda automobilistica per capitalizzazione di mercato negli Stati Uniti? Proviamo a capire se qualcuno ha... Qualcuno si trova. Qual è la più grande azienda automobilistica? General Motors, Ford, no, GM, vuol dire, quando io ero studente GM era la più grande azienda del mondo, in assoluto, General Motors. Vale 50.06 miliardi di dollari, ma non è la più grande azienda automobilistica degli Stati Uniti. Sapete chi è la più grande? Per valore di mercato, non per volume. Qualcuno scommette, ci prova? Tesla. Tesla, che ha prodotto 50.000 autoveicoli finora, non in milioni e milioni di General Motors. Questo cosa vuol dire? Ovviamente c'è molta speculazione anche dietro queste cose qui, non voglio entrare in finanza, però sicuramente una componente importante di questo valore viene da quello che il mercato, cioè noi, gli investitori, chi mette i soldi suoi a rischio su un progetto, ritiene sia il futuro, sia l'organizzazione più capace di governare questa trasformazione. Per il professore è chiaro. Questo paradosso, no? Di un'azienda quasi startup, di un pazzo visionario che provoca continuamente con tutte le sue aziende
che vale più di un colosso che ha costruito l'industria dell'auto, ci dice qualcosa anche su cosa vuol dire oggi organizzazione. Perché Tesla sicuramente è un'azienda industriale organizzata anche con dei ruoli specifici, ma lascia molto molto spazio a una componente di imprenditorialità interna, di ascolto dei talenti che ha all'interno. Il management di Tesla, che si contendono fra altri grandi gruppi, no, con Apple, insomma, nel mercato del lavoro dei talenti c'è una guerra ferocissima, a suono anche di milioni di dollari di stipendi, per accaparrarsi le persone più brave, che non saranno più i dipendenti. La nostra cultura, il nostro linguaggio, la nostra organizzazione ancora usa delle metafore che sono sbagliate. Il dipendente, in italiano, non so, in spagnolo, ma il dipendente è uno che aspetta gli ordini. No, noi già parliamo di collaboratori, che già suona meglio, no? Ma i talenti che entrano oggi in azienda sono persone che in realtà costruiscono assieme all'azienda, assieme all'imprenditore, sono loro stessi in qualche modo, hanno un'ottica imprenditoriale, no? E costruiscono assieme all'imprenditore il futuro, l'evoluzione organizzativa, in modo anche emergente, non pianificato, cogliendo opportunità che con questa velocità di evoluzione della tecnologia non sono nemmeno prevedibili alle volte da un anno all'altro. Se volete faccio un altro esempio. Tutti parlano adesso di auto che si guida da sola, cosa che nel 2004 era considerata impossibile, no? Self-driving vehicle, adesso è data quasi per scontata. Google ha fatto già un'azienda, si chiama Waymo, che predice nel 2020 uscirà col primo modello in vendita sul mercato, sta girando diverse auto che girano da sole. Quindi tutti siamo convinti, con il nostro paradigma dell'automobile, che il futuro sarà delle auto che si guidano da sole. A Dubai, però, da luglio, inizierà un servizio di taxi, di droni, fatto con droni, che se funzionerà, perché stiamo parlando di scenari, però c'è la tecnologia, c'è la macchina, l'ho vista funzionare, l'ho presentata al CES di Las Vegas l'anno scorso, quest'anno l'ho presentata a Dubai, dove è annunciato che da luglio inizierà la sperimentazione. Praticamente tu chiami come taxi questo drone, arriva una specie di vasca da bagno col coperchio, se tu hai il coraggio di sederti dentro, schiacci sulla mappa, come se non avessi Tesla, dove vuoi andare, e lui ti porta. Non devi guidare, puoi leggere, puoi fare quello che vuoi. Allora, se questa tecnologia funziona, può darsi che le automobili saranno una frazione rispetto a quelle di oggi. Quindi anche l'auto che si guida da sola sarà più qualcosa legata magari alla logistica pesante che non al trasporto urbano, o al trasporto interurbano che non al trasporto urbano. Mi fermo? No, no. That in between Uber Copter in Brazil, in São Paulo, they have helicopters that bring. So it's in between, you know, because Uber has some problems, you know. So what they're doing, you know, to survive, they keep on creating, innovating. So in Spain, for example, they didn't let them, so Uber becomes messenger. Now they are simple people, not, you know, they're starting to transport messages. Yes. And in Brazil, in São Paulo, they are the largest Uber copter. So you can take helicopter and you can ask them to come, and it's about half of the price of the normal helicopter. Right. That's what I'm, you know. Because, sorry, you can continue. Sì, semplicemente per dire che Uber, ad esempio, a San Paolo, in Brasile, hanno un servizio che si chiama copter, cioè chiami semplicemente e puoi avere l'elicottero. Siccome non avevano l'autorizzazione per usare le macchine, sono creativi, certo, e hanno usato questo. E l'elicottero costa la metà dell'elicottero normale. Perché c'è molto traffico a San Paolo. San Paolo usano già tanto gli elicotteri, però costano 17 milioni. 17 milioni di persone a San Paolo, tra l'altro, quindi un grandissimo mercato. Uber, bellissimo spunto. Uber è un'azienda di cui tutti parlano, ha mille problemi, perché essendo comunque un'azienda che deve trovare il suo business model finale, prova certe volte a prendere le scorciatoie. Ma senza entrare nella cronaca di Uber, Uber sta sperimentando il Pony Express, quindi questo ti porta a casa la spesa. Non solo, Uber è probabilmente l'azienda più avanzata nell'uso, nella creazione di un business model sulle auto che si vedono da sole. Se voi andate in fare a Detroit, voi potete prendere un Uber e avete una probabilità su 20 che venga a prendervi una self-driving car, ovviamente con l'autista, perché non può guidare da solo ancora. Però stanno sperimentando dei self-driving vehicles, perché se questo è il futuro delle auto che si vedono da sole, probabilmente nessuno deve comprare più un'automobile.
l'automobile è uno zero, noi paghiamo qualche migliaio di euro e lo teniamo fermo il 95% del tempo. Quindi se io ho un servizio in cui il taxi mi costa poco perché non devo pagare il tassista, di sicuro non compro più l'automobile. E quindi Uber ha già visto questa cosa qui. Allora, è uno scenario che se io facessi la giusta, non so, manutenzione automobili, oppure il venditore di automobili, oppure l'assicuratore, perché chi assicura un'auto che si guida da solo? Di chi è la responsabilità? 50% del reddito, del fatturato delle aziende di assicurazione italiane viene da RSI Auto. Ma se sparisce l'RSI Auto, perché diventa un RSI del produttore o chissà cos'altro, questa fetta si abbasserà di molto. Le migliaia di persone che lavorano in quei settori lì, cosa faranno? Questa è la discontinuità, e lì non si torna indietro, come non si torna indietro al telefonino, come non si torna indietro, la tecnologia è fatta per sostituire il lavoro e lo fa bene, il problema nostro è trovare i nuovi lavori. Questa trasformazione rapida, immagino che ci siano anche delle resistenze alla trasformazione, resistenze che possono essere interne alle organizzazioni, ma resistenze che possono essere anche di natura politica. Abbiamo parlato di Uber, conosciamo le resistenze regolatorie che Uber subisce. Allora, volevo portarle a parlare di politica, ma la politica si occupa di noi e si occupa anche della trasformazione. Secondo voi questa rapidità che negli ultimi anni ha preso il processo evolutivo non si scontrerà sempre di più con delle resistenze politiche, sociali e organizzative? Ma sicuramente si rispondo io. Sicuramente si scontra con resistenza, perché il cambiamento trasformativo spiazza, vuol dire crea senza lavoro, fa sparire mestieri. In realtà più che mestieri fa sparire attività, componenti di mestieri. No? Per cui diventa meglio, se il tuo mestiere è al 100% gestire dati, trasformare dati in maniera non creativa, in maniera meccanica, rendi conto. Se il tuo mestiere è guidare l'automobile, rendi conto che la tecnologia è pronta e nel giro di McKinsey stima 20 anni, diciamo 30 anni, proprio scomparirà completamente quel mestiere. Ma la maggior parte dei mestieri sono rimpiazzati in parte, rimane la parte più creativa, più destrutturata. Nel frattempo, chi ha una vita basata su quel mestiere giustamente resiste, questo gli fa fare pressione sulla politica. Anche le resistenze sindacali. Cioè, anche le resistenze sindacali, che sono una forma, diciamo, coalizzata di protezione dello status quo, di chi ha una rendita. Questo è un problema ovviamente enorme, ma non è un problema che si risolve negando la tecnologia. Cioè, le cose ci sono, la realtà è questa, bisogna prenderne atto e agire per trovare nuovi significati, nuovi modelli, e non per far finta che non esiste il cambiamento, che non esiste la trasformazione. La tecnologia c'è, se noi non l'accettiamo, diciamo ad esempio Uber in Europa, no, è visto come il demonio. Se in Europa Uber non ci sarà, le aziende europee, i cittadini europei avranno dei costi un pochino più alti di trasporto. Questi costi si ribalteranno sui prodotti fatti in Europa, che si ribalteranno quindi sulla competitività del sistema europeo sul mercato globale. Allora, se noi diciamo, come fanno alcuni stati, no? Chiudiamo tutte le frontiere, la tecnologia da noi non passerà, restiamo a fare i contadini con la zappa, vietiamo anche i trattori, così diamo più lavoro. Sto chiaramente provocando. Però in quel modo lì dove finiamo? Dobbiamo creare un'economia autarchica come quella del ventennio, no? Dove non mi risulta che abbiamo avuto dei buoni risultati. Quindi il vero problema è non chiudersi, ma aprirsi creando le condizioni che sono nell'interesse proprio dei ragazzi che stiamo formando, perché la tecnologia non solo sia subita, perché stiamo parlando di tecnologie sostitutive, la tecnologia è anche innovativa, la tecnologia ci dà anche più informazioni. I ragazzi adesso, ci sono siti tipo Glassdoor per esempio, possono sapere prima di andare a un colloquio che ambiente di lavoro ha quell'azienda. Allora, da un lato l'azienda sa di più di noi, perché con i big data, i social, eccetera, lasciamo tracce dappertutto, hanno sistemi di profilazione molto più sofisticati. Ma dall'altro siamo anche noi che sappiamo molto di più dell'employer, tipo l'azienda. Poi bisogna insegnare alle persone proprio a essere proattivi, a essere capaci di darsi un progetto, di avere idee chiare il più possibile e lavorare per raggiungere i suoi obiettivi sfruttando la tecnologia. Non solo i ragazzi, ma insomma, siamo quelli che sono di là del digital divide, portano nelle organizzazioni.
organizzazioni di oggi, aspettative diverse, competenze diverse, che sfidano le organizzazioni. Perché io se entro in una burocrazia, no, dove la gerarchia è tutto, dove una volta se parlavi col capo del capo eri guardato male, se non addirittura hai preso dal tuo capo. Oggi hai WhatsApp, hai le internet, hai Yammer, hai mille social media interni che ti permettono di parlare con chiunque, di essere visibile da chiunque. Quindi le tue competenze oggi per far carriera sono diverse da quelle del passato e tu portandole in azienda rompi dei meccanismi che volenti o non ti pagano. Chiedo anche al professor Dolan se anche lui ha paura di questo neoluddismo che si può sviluppare nella società. I don't think so. I look at it as that there is the what I call dynamic direct, and what happened is that the innovation will bring about some norms that will come after, later, because the stakeholders will find out who benefits, who doesn't benefit, to what extent it's a threat, or it's really value added to society. But no doubt, if you don't react and you wait, you're going to be out of the game. Two examples, and then maybe I'll make the examples that the students here will understand, so I'll connect with what Chris is going to say. Look at the technology. If you would take a survey 7 years ago, find out what kind of model of telephone they are using, probably 7 out of 10, you will have Nokia. Where is Nokia today? Disappeared. They simply didn't have the vision to find out what's happening. Now, I use Nokia because I was invited to Finland, and Finland, they say, it's the place of creativity. They were blind. They didn't see. IBM, 20 years ago, didn't see that the small computers, and they had monopoly over a large frame, and they thought, so which means that if you are very good today, and you might have been very good yesterday, it's not guaranteed that you're going to be very good tomorrow. Why? Because we have all this kind of disruptive new innovation that are changing everything. Now let's go to the universities, and then so they understand, I'll explain, and then Chris can elaborate. Universities today, students today, don't expect professor to come and teach. This was yesterday. They have no patience. And what is the guarantee? That the professor has read the latest thing. They have a tablet. The professor says, today we're going to talk about, before even he finished the sentence, the students with the tablets can find out and they can tell the professor what is the latest because everything is changing. So they expect professor to facilitate. But most professors, they don't have the confidence to do it. So maybe the professor are going to be threatened unless if they know how to collaborate with some disruptive innovation that's happening outside that are fitting some of the student expectation. You talked about talent before. Talent means how can you be successful in the company? Talent doesn't mean if you have good notes in academics. And in the future, you'll have the kind of problem solving that no university is going to prepare you. You need to have a competent, and I don't know how you will translate to Italian, to be resourceful, resourcefulness. You have a problem, you have to create a team, you have to find a technology, you have to find the people, you have to resolve a problem, and you don't have 100 years to do it. You have a couple of weeks or a couple of months. And this was the basis that Telanto developed, and maybe Chris can tell you a bit more. Questa è la base del dottor Cristiano Acosta. Flama per... Posso aggiungere una cosa? Questo lo devi fare usando la tecnologia digitale. Cioè non è che basta il team oggi, nelle aziende, soprattutto nelle grandi aziende, non è più un team che si trova in una stanza e lavora guardandosi in faccia. La maggior parte dei team ormai, nelle grandi aziende, lavora a distanza. Resourceful vuol dire essere digital fluent. La digital fluency è qualcosa che ancora non abbiamo capito, perché stiamo ancora parlando di digital divide. Il digital divide è fra quelli che usano ancora la penna d'oca e quelli che usano Word.
Usare Word è, vuol dire questione di sopravvivenza ormai. La differenza in azienda, nelle aziende di cui parlavamo prima, la fanno quelli che si vedono usare Word, Office, secondo le istruzioni, e quelli che hanno quella resourcefulness per mettere assieme diverse tecnologie e trovare le soluzioni creative, compresi noi, proprio come docenti, no? Che conoscendo le diverse tecnologie social in particolare, ma anche le cloud, eccetera, riescono a costruire nuovi strumenti di apprendimento, di collaborazione, di mentoring, no? per i collaboratori o per gli studenti, in modo da permettere questa costruzione assieme del sapere e non l'erogazione ex cattedra come era una volta, no? Di appunto la pagina 1 a pagina 9, e poi ci vediamo la prossima settimana. Chiudo. Grazie, allora chiederei al dottor Acosta di entrare nel dibattito. Lui ci parlerà del Castellanto, di cui è fondatore e amministratore. Talanto è, mi sembra, innanzitutto un anagramma di talento, come parola. Si definisce un Academic Business Cloud che collega studenti di tutto il mondo con imprese richiedenti soluzioni alle sfide aziendali concrete, e inizierei chiedendogli come, se il talento non è più dato dai voti accademici, come si può provare a riconoscere il talento? Yeah, thank you for having me here. It's been a very interesting discussion to follow. I mean, I made a lot of notes, so I'm very happy that we're touching digital. And before I answer your question, I just wanted to share one thing that I had the other day with my son, who is going to turn 12 years in 2 or 3 weeks. And it was a class on social history. And he was very proud. He said, "Look, Dad, I wrote a very good note on the social course that I was taught." And I said, "Wow, this is interesting. So what was this course all about?" And he said, "It was about the Industrial Revolution." And I was like, "What do you mean about the Industrial Revolution?" Industrial Revolution in 2020, nearly, we're talking still Industrial Revolution. For what reasons? What is the meaning behind teaching Industrial Revolution? History. I said, but history is already the digital revolution that started in 1996, when most of you still remember when the Silicon Valley was disrupting the brick and mortar, the companies that were actually producing something. And in 1996, 1997, people said, you don't have to produce anything anymore because we just work with data. So I tried to give this information to my son, and he was looking at me and I said, so are they teaching me the right things? He's 11 years old. Okay. So coming back to your question, and coming back to what we've just tried to see here, is that talent and innovation, management of both sides, have been, you know, coupled for hundreds of years. I mean, you cannot imagine any innovation that has been produced or invented through a talented individual. So look at look at Ford, for instance. He was a truly innovative mind that had talents inside, and he had a vision that nobody else at that time was able to visualize. Look at some other great, you know, inventors beginning of the century or last century that have made, you know, the Industrial Revolution move forward. But now the Industrial Revolution is basically, as we just learned, you know, what do we actually can invent around technology that pushes things to the next level. Now, when we started to look into Telanto itself, we realized that when you look at large companies, you sometimes find strategies that are centered around innovation. So when you do a research in a large corporation about innovation, you have, first of all, you will find out in a company with 70,000 people, you will have 70,000 different definitions of innovation, at least. Everybody sees it in a different way, in a different format, and everybody thinks that the creativity part in the company to get to the innovation must be this way or that way. So there is very little structure, and that's very unharmonized processes.
Now, when you look at the same company, then you will find out that sometimes companies, if they have at all an innovation strategy, they have a people strategy. And when you think of, okay, big company, Fiat, for instance, I was advising Fiat back in the days on their people strategy. I said, yeah, we'll operate like a holding, so we have Fiat Auto, we have Alfa Romeo, we have Ferrari, we have, you know, so many different groups in the groups. And, you know, it was very difficult for us to identify the talents within each and every group. So we identified that there was no link between an innovation strategy and the people strategy in the organization. And we found that this was a very interesting phenomenon. Because you talk to large companies that are multinationals, some of them have innovation strategies, some of them have people strategies. If they have both, they're not connected. So we said, with the new technologies that are out there, open innovation, crowdsourcing, crowdfunding, you know, all these processes that you can mix with talent management processes, we felt at that time that there was a need to create something new. And that led us to create Talento at that time. And we were lucky enough to meet Simon again in the late 2014 in a course which was called Action Learning and Consulting Program. So the Action Learning and Consulting Program, when you look at Action Learning, it was invented in the 1970s in Manchester by Rick Revens. It was the mantra of learning by doing. That's what it is. So this learning by doing was something that Simon was applying in his course. And Professor Dolan was really in such a way provocative, because he said, I'm not going to give you any books. I'm not going to give you much guidance. I'm not going to take an exam from you. But what I'm going to give you now is I'm going to give you real company challenges, and I give you real faces in these companies, and you make the best out of it in teams of five during 90 days. And when we presented Talento at that time, we were a little bit, what is this going to be? But the outcome was very, very positive. We have an MBA program in our school that is, I don't know if it's one of the best in the world, because I'm not going into this. It's very well reputed, it's also very expensive. And when I talked about the concept of learning without professor in the class, a lot of my colleagues and the students thought that I'm an old professor, that I lost my mind a little bit. Because the idea was disruptive. All of a sudden you talk about different ways of creating learning connected to real problems, because I was not trained in Harvard. So I believe that case studies today are very limited. What I believe was in real cases, with real company, in real time. What I did not have at that time, I didn't have a platform to manage it, because the management of this was cumbersome. I managed it with a group of coaches that they coached the groups. It was done manually. But I used the latest technology, because every single student needed to send a Twitter, 140 characters every week. He had to inform the coach what he or she had learned during this week. Because you don't learn only from professors. You learn from your colleagues, you learn from the company, you learn by going to the library. There are different ways to learn. And I just want to add it so that you understand, and I'm still the enemy of some of my colleagues in a school, because when you're an innovator, you might create some enemies. And I know that this is the case. Sorry. Io chiederei prima di tutto se c'è qualche domanda o osservazione da fare. Maybe you should explain what Talento is. Because maybe the people do not know. Okay. 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 Allora, la prima domanda la faccio io, è cos'è Talento. Però prima voglio capire se ce ne sono altre domande. Abbiamo parlato fino adesso della necessità di ribaltare il paradigma delle lezioni. Esatto. Iniziamo a ribaltarlo. C'è lei? Io volevo
Buongiorno. Io volevo approfondire il discorso dell'etica dinamica all'interno delle organizzazioni. Si parlava molto di trasformazione, di innovazione, di valori e come questi tre termini si coniugano in un discorso appunto di etica dinamica all'interno dell'organizzazione. Yeah, I can start, you know, but I'm not sure if my answer will satisfy you, but I can try. We live in a dynamic world, and companies have their definition of what it is to be successful. What is the meaning of success? People that work in the company, from managers to the last person that maybe sweeps the floor, they have also their definition of what is success, to what extent what they're doing it well, and they get more. The notion of success is a notion that is very dynamic. But what we also have to ask ourselves from time to time to reflect companies and people, not only if we achieve whatever we want to achieve, which could be successful, but how do we get there? And today we're adding also the word, how do we get there in a sustainable manner, so that we keep on doing it well. And to me, sustainable manner means in an ethical manner, okay? So this is my answer. And this connects to our value system. I can just give you a hint of what we're going to do tomorrow in almost a full day. It's a masterclass on values. But when you look at the totality, the universe, you know, your well, students, you know that a phenomena like a Venn diagram has many, there are thousands and thousands and thousands of values. But each one of us and each company, we don't use all of them. We use selected values and we put them in some sort of hierarchy. We call it core values. Now, in my theory and in my books, I'm trying to explain that today, values are the DNA of our behavior by far more than our needs. Psychologists many years ago thought that our needs explain our behavior, which is the case in extreme situations. But in a day-to-day situation, it's our values. Sometimes we know them, and sometimes we need a coach that will help us reflect and put some order. Sometimes we know what is the meaning of success, and sometimes we are caught in a dynamic of life. And only when we have major crises, could be health, economics, romantic, we start to think about the essence of life. And a coach can help us do it. And we do it even with CEOs of companies, because they are human like us. They make mistakes like us. Excuse me for the expression, they also go to the washroom, to the bathroom like us, even the Queen of England. They're human. So, but they have their ideas about what is success mean, and sometimes they make a mistake. Because in the triaxial model, we talk about three axes, and you have to look at the configuration of values. Not individual values, but the axis of values. There are values connected to the economy, those are economic and pragmatic values. There are values connected to ethics, and there are social and ethics values. And the third one has to do with our passion, with our emotions. Those are the ones that make us do things because we like to do it. Now, when we understand the configuration and how does it fit into our definition of success, then we know, we understand the dynamic and the ethical dimension of what you're trying. But most of the people, they're caught in the dynamic of life and they don't understand it. They're lost. We have no compass. And that's why in the last 20, 25 years, we're trying to develop concrete tools that range from books, to questionnaire, to apps, to whatever technology provides us to do the assessment, to reflect. And when we know what we want in our life, believe me, we have a compass. Doesn't matter what happens over there. We know how to navigate. We know how to save. And we need to help from politicians to chief
officers of large organizations and to the students to look for the compass, because we talk a lot about the digital transformation. We are still far away from the mind transformation. Because when a student comes to me, still, and he asks me, "Professor, you wrote some books about HR." It's true, I wrote books because I wrote books and there are manuals in universities in three languages, in English, in French, in Spanish. But CV, or curriculum today, or writing curriculum to get a job, it's not good. When a student asks me, "How can I put my curriculum in a way so I can get a job?" I told him, "Don't look for a job." He said, "What do you mean?" He said, "Create a job." See, this is a mind revolution, because the jobs in the future will be created by people like you. Only, excuse me for the expression, only some of you, I don't want to call you losers because you're not, some of you will look for the comfort zone of someone else making decisions for you, and as long as you do whatever someone else is asking me to do, they will call you talent. It's a pseudo-talent. The real talent is to create, to become entrepreneur, to generate work for other people, and to have the path for success in your life. Sometimes you do it alone, and sometimes you know that you lack some competence, so you team up with others that can complement you. Nobody says that talent is an individual phenomenon. It's another false way to look at success. We need to focus more and more on teams rather than on individuals. Su queste ultime considerazioni vedevo il dottor Acosta unire vistosamente il concetto del davvero talento, degli pseudo talento, quindi chiederei un commento e da lì puoi partire per spiegarci ancora meglio cosa è dell'altro. In ogni caso sono affascinato dalla sua capacità di tenere il filo per una non solo anche un po' con la terza. È un talento questo. Ma è un lavoro che scomparirà purtroppo. Sì, sì. E devo dire che siamo bene. Ma non sarà fatto così bene. Non sarà fatto così bene, ma ma scomparirà. Se ne sono perfettamente cosciente. I don't think so. I don't think so, unless Google is going to fix that. No, but I think that your initial question is still there. How do you actually identify a talent? And what we just learned from Simon here was that you have to create your role. You have to find what it is that you want to be. And how can you find this out? And we have learned in hundreds of challenges that we have helped students to solve company problems, what their passion is, what they're really good at, what it is that they want in life. So when I talk to students, they tell me, "Yeah, I'd like to work as an engineer, and if I'm going to be happy at Google, or I'm going to be happy at Apple, or I'm going to be happy at Facebook," and probably now people will talk about Tesla more. And that's sure, but you know, ultimately what we're seeing in Talanto, when we have students solve company challenges, and they come out with a real solution that is attractive for the company, where the company says, "Wow, we didn't figure that out. This is something very creative. This is very innovative. We'd like to get more of your services." Then this is actually the moment in which you as an individual are realizing that you have some talents that some other people need in order to move forward. Now, when we look at the type of challenges that are being solved, of course you have the market analysis for Latin America, sell more spaghetti in Argentina. Okay, that's not a problem. Quite easy, half of them are Italian. But still, you need to do the market analysis. You need to go to the supermarket. You need to talk to the cashier. So you have to do things. And it's a good start when you're young in your academic career as a student. But when you move up and you're part of an MBA course like yourselves, you don't want
easy peasy challenges. You want things that stretch you. You want things that help you get to the next level. You want to be in front of the employees that cut the cake. And you want to show them, look, I can help you solve your challenges that you have on a daily basis because I really like the innovation capacity that you have in your company. Why is everybody so intrigued to work for Tesla? Because Tesla has a model that is very innovative. But we have so many small and mid-sized companies in Italy, in Spain, in France, we don't even know of them. But they are the backbone of the industry. They provide top innovations. Unfortunately, nobody knows them. They have not so much marketing and budget to go on press and have an office, a fancy office somewhere at, in New York or in San Francisco. But once the students get to see the innovations that they produce and they feel that the skills that they have acquired match the needs, then you have this pseudo-talent versus this real talent. Because the pseudo-talent is good at, hey, this is my curriculum vitae, this is what I have done, and when you're in the job, you're a very good friend with your boss. Due domanda, la prima è, quindi lei ritiene che vi sia più innovazione, più sacche di innovazione nelle piccole e medie imprese che nelle multinazionali? Poi la seconda è, come fa, quando e come uno studente approccia Telato? So, to your first question, I think there is no distinguish between more innovation or less innovation. What we're finding out is there's only more agility or less agility. And that comes back to what we mentioned before, when you're stuck with the cash cow that was taught 40 years ago in the McKinsey Square, where you said, this is your cash cow and this is forever, and you stick to the cash cow forever, you're not agile anymore. Because you miss all the stars and you miss all the other opportunities. Because you're just focusing on milking the cash cow. Maybe there is no grass anymore, but you're still milking the cash cow. This is what we're approaching right now. So it's agility and it's mental, you know, it's the mental flexibility that you have to have in the talented individuals that work for you to make that shift and say, what was good yesterday doesn't mean it's good tomorrow. So I don't think that there is a bridge between small or large or industry or country or whatsoever. So how does Telanto work? So Telanto is kind of the eBay for corporate challenges. How does it start? The professor gives us what we call a call for challenges. When we talked to Simon in 2014, he was telling me, Chris, I'm always working with the same companies. It's always the same challenge. Can you help me find different companies and different challenges? So that's where we started to create a marketplace in which we said, Simon, what we need from you and from all the other professors, we're around about 100 universities from all over the world that work with Telanto, and it's a technology, you give us your course syllabus. It's like we broker your course online in which you tell us it's a digital marketing course, it's a bachelor's degree, the syllabus of my course is whatever you have defined, whatever has been approved. You tell us what is the student profile, is it people with work experience, without work experience, are they only Italians, are they coming from different parts of the world, when does your course start, and how many challenges do you need? With that, we publish it on the marketplace, and we make sure that companies from all over the world see your course in digital marketing. Now, the companies actually come and say, hey, University of Trieste, I'm an Italian, I work in America, I studied here, this is my alma mater, this is amazing, I am providing a challenge to my alma mater and University of Trieste, although I'm 15,000 kilometers away, the professor receives many challenges from different companies. He looks, he evaluates, he says, this one is an interesting one, this one maybe not good for me, it's good for another professor at another course. He does it online. And then the students actually start to bid
on the challenges that the professor has pre-selected. So they have three votes, they say this is my number one, two, or three top choice, and then the system starts to configure the teams. So the professor doesn't even have to configure the teams anymore. You could do it. But what we're seeing is that there's a tremendous movement towards multidisciplinary teams. So when I talk to you, you would be saying, hey, I have a lot of MBAs. Most of them have some engineering backgrounds, some of them don't, but I know the future is digital, so I need to connect them with engineers, maybe in another faculty at the same university or with another partner university somewhere else, and they can work on a challenge where the company representative needs knowledge from MBAs and from engineers to solve, as a team, the challenge in 90 days. Who pays? That's a very good question. So I like that question. It's always the best one. So we have different business models. So there is a business model for the university, because what we see is there is a shift from the conventional educational model, from books, exams, to challenges we solve, and you get the challenges. This helps you get up in credibility in terms of university. The more professors, you can acquire a license, but ultimately the subscription is for the businesses to be part of the academic business network, and they actually, you know, pay a fee on a month or on a yearly basis to be having access to your courses. That fee is relatively low, as well as the fee for the universities. What we're now seeing is there's going to be a hybrid model in which you say, I have a top business model innovation course, an MBA, and I have the reputation as a university to be the best provider of solutions in that area. Every company that you bring, I charge you €1,000, €2,000, whatever. So there is a combination of you can charge as university, as well as, you know, being part of the network. Quando ho chiesto se c'era un trade-off tra grandi e piccole aziende, io parlo di agilità, lui ha citato anche l'importanza dell'agilità organizzativa delle aziende. Di cosa parliamo? Parliamo della velocità con cui un'azienda riesce a trasformarsi, a cogliere opportunità. Il tema è la resistenza al cambiamento. La tecnologia adesso sta rendendo possibile organizzare il lavoro in modo completamente nuovo. Mi piace moltissimo il modello di business di Telanto, perché mi permette di parlare di piattaforme. Le piattaforme che stanno cambiando moltissimi settori, no? A partire da come, guardate, chi compra più un CD fisico? No, c'è tutto in piattaforma. Chi compra più software dentro la scatola? È tutto in piattaforma. Le piattaforme stanno diventando anche le fotocopiatrici, ci danno servizi attraverso la... Questo modello di piattaforma sta facendo una disruption anche nel mercato del lavoro. Ci sono aziende tipo, se non si chiama Upwork, che è leader mondiale, che intermedia lavoro, fa un po' il mestiere di Telanto, però con i professionisti, non con gli studenti. Questa piattaforma intermedia circa $1 miliardo all'anno di fees, quindi un volume di tutto rispetto, a 3 milioni di iscritti. Pensate che i freelance, quindi queste sono persone che si offrono alle aziende attraverso questa piattaforma per risolvere i problemi. I freelance in America sono circa il 35% della popolazione lavorativa, in Italia il 22%. Quindi non possiamo ignorarle, questa gente qui. Non possiamo far finta che siano solo i contratti a tempo determinato, la gerarchia, la carriera. Bisogna pensare a un sistema, anche giuridico, che permetta alle aziende di usarli in modo veloce, per costruire e smontare, imparare e disimparare a fare delle cose, risolvere in tempo reale i problemi dei loro clienti, e poi eventualmente, se una persona non serve più, questo è un freelance, ritorna sulla sua piattaforma. In realtà i freelance, come le aziende, possono usare più progetti contemporaneamente. Quindi è proprio un paradigma diverso di lavoro. L'agilità organizzativa e le aziende che valgono di più, compresa Tesla, sono quelle più capaci di usare queste tecnologie anche per loro staff. Questa cosa di Telanto, secondo me, può fare veramente, una volta che ha affinato il business model bene, una volta che io parlo con le università e dico che se tu hai degli executive MBA o hai dei senior manager che sono disponibili a entrare su Telanto, io posso offrire alla mia azienda un servizio professionale e smonto un pezzo del modello di business
di McKinsey, dei consulenti aziendali tradizionali. Cioè, questo è digital fluency, capire il potenziale della tecnologia, capire il problema che l'azienda, non interessa di avere McKinsey l'azienda, interessa di avere una soluzione al problema. E se l'università fosse capace, almeno con i suoi studenti più evoluti, di offrire questa soluzione all'azienda, che interessa di avere un fornitore o un altro? Però questo succede solo se noi permettiamo, togliamo le briglie mentali, valoriali alle organizzazioni. Paesi dove questo è possibile stanno già producendo, anche grandi aziende, grandissime aziende, Procter & Gamble, voglio dire, cosa di più, Old Economy, un'azienda che fa pannolini, dentifrici e gelati, no? Però anche aziende così stanno usando queste piattaforme per imparare a essere più agili. Le aziende che non lo faranno, grandi o piccole, sono d'accordissimo, non è la dimensione che conta, è la cultura aziendale che conta. Grandi o piccole, se tu non ascolti i giovani, il rispetto, no, questo è un termine fondamentale, un valore fondamentale, se tu non ascolti i giovani, o i vecchi, o chiunque ti parli seriamente, rispettando, poi si accorgi dopo che lo hai ascoltato, che dice cretinate, lo ascolterai meno la prossima volta. Ma quando tu cominci già ex ante, siccome sei giovane non ti ascolto, siccome sei di un'azienda concorrente non ti ascolto, siccome sei uno che viene da un altro settore non ti ascolto, quando tu cominci ad usare così hai iniziato a scavarti la fossa. L'agilità organizzativa è quello, capacità di ascoltare anche l'ultimo arrivato, capacità di vedere il potenziale, di dire wow, ci hai detto qualcosa che non avevamo pensato neanche noi, e tu cogli quell'opportunità, trasformi in valore per te, per chi te l'ha data l'idea. Lui ha inventato il business model partendo da un'idea, però il professor Dona, e questa capacità di ascolto che è la base dell'agilità organizzativa, che ovviamente deve però trovare dei riferimenti giuridici che glielo permettano l'azienda di essere agile, perché altrimenti se non posso neanche avere i voucher, figuriamoci avere le platform per la workforce on demand. Allora, questo mi dà la possibilità di fare un'ultima domanda, e prego di essere molto, molto rapidi, perché mi arrivano dando una scadenza temporale e dobbiamo rispettare, abbiamo già sforato di qualche minuto. Abbiamo quindi, questo è anche interessante secondo me nell'ambito delle riflessioni di un master che si chiama persone personale, abbiamo quindi superato la logica del lavoro come datore di lavoro dipendente, employer, e poi è una logica del passato. Rimarranno in piccolo, cioè non, saranno minoranze dipendenti. Io credo che. So se vuole aggiungere qualcosa. Ah, sono dollari. No, no, I'm trying to make three point conclusion, so that you know, Number one, we need to understand that we are living, and we will see more intense, in a change of paradigm. If the paradigm of yesterday, and still today to some extent, was efficiency, how to do the labor more efficient, today it's effectiveness. The difference is efficiency, you have to do it at the lowest cost, the lowest errors, very fast, and so on and so on. Effectiveness means you have an objective, you have to get the objective. Efficiency will be replaced by robots, not by us, because to manage robots it's much more easier and they will become every day more efficient. Yeah. But to be effective, we still need human, for the moment. Some people say that in 2040, when artificial intelligence will be similar to the human intelligence, then we'll have some other problems. I don't want to get into it because it's controversial, and this is Friday afternoon, I don't want to go home depressed, okay? So, but this is one point. So we live with change of paradigm. Now, this is number one. Number two, people tell me, well, you know, you talk about some very interesting things, but how do we create? We're not entrepreneurs. And you talk about sustainable entrepreneur, big mistake. You're all entrepreneur. Because most of you will live with a partner throughout your life. If you know how to manage your partner, you're already an entrepreneur. Because if, I said, I know, the rate of failure is very high, right? Okay. So you learn, you create, you innovate. If you like, if you want to stay with your partner, obviously, otherwise,
You do something disruptive and you say goodbye, and you'll start a new relationship. Okay? So remember. Or you're not. Yeah. So, or you decide to stay on. Yeah, of course. So, what I'm saying is that, and number three, so this number two is that we're all entrepreneurs. We just need someone who helps us to become a better entrepreneur and to channel it to something that will move us, that will make us happy. We are entitled to be happy in whatever we do in this life. Life is like a sandwich. We come to this world against our will, and we leave this world against our will. Whatever in between, it's a sandwich. And a lot of people, maybe the religious one, believe that all in the hands of God. And I said, from time to time, we need to help God to help us, you know, in a sense. Number three, and this is very serious, and you started, you talked about it, but I want to give people warning. Work in the future will be completely different. Actually, the word work, I believe, will change, because today we say, I am going to work. You don't have to go to work anymore. You can wake up in the morning, turn your computer, and you're at work. Yeah. My daughter lives in Canada. She works from home, and she has 5,000 people in her company. 5,000, all from home. She goes, she puts the kids away or with someone else, and she's working. Doesn't have to travel. She, you know, she travels virtually, okay? And she's the largest in Canada. Okay. The other thing that will happen is that my prediction is that unemployment will be permanently high for whatever reason, and the economy will change. But in order to protect ourselves, many of us will become what we call portfolio employment, which means we will not work full time for the same person. We may decide to work 40% for Telanto, 40% for another company that is not competing, obviously. We cannot work for competing industries, and 20% for ourselves. So we don't put all the eggs in the same basket. I'm sure that this expression exists also in Italian. And it's just also because a risk. Yeah. You reduce your risk and you increase your well-being, because you control more, okay? Before I forget, this is very important, I just want to say thank you for all of you for spending this afternoon, Friday, with the beautiful sun, with the beaches. I will not do a service if I won't say thank you to you. And thank you to one of the best interpreters that I had in all my life history. Thank you.